E con la bella stagione riprendono le feste della Lega, un'occasione per ritrovarsi, contarsi e serrare i ranghi. E allora siamo stati a quella di Martinengo, in provincia di Bergamo, dove abbiamo sentito il sindaco Paolo Nozza e il consigliere regionale Silvana Saita. Vediamo. E siamo con il sindaco di Martinengo, al secondo anno una festa che è venuta ancora una volta una gran festa. Sì, effettivamente una festa ben riuscita, ma è ben riuscita perché abbiamo dei volontari strepitosi che non sentono la fatica e non hanno paura di impegnarsi veramente spendendo tutto se stessi. Questa festa è ben riuscita proprio per quello, al di là della struttura che devo dire è una struttura accogliente che si presta anche in condizioni climatiche non particolarmente favorevoli a fare in modo che le feste riescano bene. Non voglio vantarmi di questa cosa, però lo devo fare, devo sottolinearlo, questa struttura l'ha fatta questa amministrazione, quindi quest'area feste è merito dell'amministrazione in carica. La ben riuscita della festa però è merito dei volontari e di chi si dà da fare perché questa festa riesca bene, con il proprio lavoro. Settimana scorsa c'è stata la grande gazebata per la raccolta firme, la gente chiede sicurezza soprattutto, anche lei ha avuto questa impressione? Io ho avuto una sensazione netta proprio per quanto riguarda la tematica della sicurezza, che è sempre un tema molto caldo e molto sentito, lo è anche a Martinengo. Devo dire che noi ci siamo dati molto da fare perché abbiamo inizialmente ereditato una situazione piuttosto critica dal punto di vista della sicurezza. Abbiamo adottato alcuni accorgimenti, c'è stato un notevole miglioramento. Però il discorso legato alla problematica dell'immigrazione clandestina oggi, a mio parere, aggravato con un'uscita impropria del neo ministro per l'integrazione, ha reso ancora di attualità questo problema e l'ha reso ancora maggiormente sentito. Noi abbiamo raccolto tantissime firme, anche di gente che non vota Lega, anche non di militanti, non di leghisti. E questo dà la misura del problema e dà la misura di come questo problema sia effettivamente sentito dalla gente. Questa legge non la vuole la gente, non è che non la vuole la Lega, non è che non la vuole il militante, non la vuole la gente. E se non la vuole la gente c'è una motivazione profonda. La motivazione profonda è che in questa contingenza economica, in questo momento, ci sono problematiche ben maggiori da affrontare e soprattutto quello di poter dare in maniera così indiscriminata la cittadinanza a chiunque nasca sul suolo italiano fa sentire la gente un po' privata dei propri diritti. Soprattutto per il fatto stesso che si parte sempre dal concetto di poter dare dei diritti senza però prima parlare di obblighi, di doveri. E questa è un po' la stortura, la storpiatura del concetto di cittadinanza che viene messo in mezzo soprattutto dal neo ministro, dal ministro Chieng. E questo la gente non lo accetta. E la festa di questa sera è la dimostrazione che il popolo della Lega c'è sempre e ci avevano dato per morti. Sì, c'è qualcuno che spera che non ci sia più, ma c'è e siamo sempre più vigorosi e molto entusiasti. Questo è il nodo fondamentale. Non siamo abbattuti come certa gente, lotteremo fino in fondo. Ecco, i sindaci sono i sindaci guerrieri, quelli che devono lottare un po' più di tutti. Come si fa a chiudere ogni anno i conti? Ecco, questa è una nota dolente. Io ho finito di fare il sindaco perché sono stata eletta in consiglio regionale. Problema è veramente una grande ribellione. Abbiamo gridato al lupo, dobbiamo mettere in pratica uno sciopero totale dei sindaci. Non si può avere 10 milioni come seriate a Roma e non poter tappare le buche. È una cosa disonesta. E anche Del Rio con l'ANCI, che ha promesso delle lotte, si è conquistato, tenendo buono il tutto, il posto come ministro. In tanti chiedono sicurezza, soprattutto dopo gli ultimi fatti di cronaca, Milano è uno dei casi, la gazebata con le tante firme dei leghisti di settimana scorsa ne è stata la conferma. Sicurezza al primo posto? Sicurezza al primo posto lo chiedono i nostri cittadini e non è una paura strana, è una realtà di fatto. E Pisapia sta perdendo la faccia perché ha promesso tanto a tutti e adesso si sta rimangiando le promesse. L'hanno votato, se lo tengano i milanesi. Intanto in regione invece si lavora, a differenza di quello che succede. Tantissimo. Stiamo lavorando a grande ritmo, abbiamo dei PDL che stiamo portando, progetti di legge portando avanti, delibere della giunta favolose e quindi dateci il tempo, siamo all'inizio.